Oggi è il 18 di dicembre ed è sarebbe ed è un no, sarebbe stato il compleanno della mia mamma che non c'è più. E io il 18 di dicembre mi vesto di rosso con gli orecchini che lei mi regalò. Ecco, facciamo così. Con questi orecchini che ho un cornetto di Gerardo Sacco e niente, è un rituale e niente, la ricordo così. 18 di dicembre, lei era 18 di dicembre. Mio padre si dimenticava sempre di fargli gli auguri, ma perché era tutto concentrato al 19 di dicembre, che era il suo compleanno. E allora il 18 di dicembre mia madre, invece di pensare al suo compleanno, veniva disturbata dalle telefonate per gli auguri, eccetera. Veniva disturbata perché il 18 di dicembre si dedicava alla torta di compleanno di mio padre, che doveva essere speciale, perché lei era speciale nelle decorazioni, nella bontà dei dolci, nella cucina, era una cuoca eccezionale, ma soprattutto nelle decorazioni poi. E insomma, e quindi oggi 18 di dicembre io mi preparo come voleva lei, vestita di rosso, con un completo di lana, che ha anche la gonna rossa e niente, può darsi che più tardi faccio un salto da qualche parte, cattedrale di Sant'Ignazio, niente, sto mettendo un po' di fondotinta e niente, bello questa cosa. Io ho un cugino che invece ha fatto gli anni ieri, 17 di dicembre. E mi ricordo che questo cugino è nato, lo ricordo perfettamente quando è nato, perché ha compiuto 54 anni, quindi ho memoria di questa sua nascita. Perché mia mamma faceva il tifo che nascesse lo stesso giorno di lei, ma nacque proprio un minuto prima della mezzanotte, per cui non ce la fece a nascere il 18, è nato il 17. Questo cugino, poi, la cosa buffa, che suo papà e sua mamma facevano i dentisti, papà era il fratello di mia mamma, facevano i dentisti, erano dentisti. E lui, il primo figlio, nacque con due dentini qua, due incisi, come si chiamano questi qua sotto? Incisivi, sì, due dentini. Cioè, fu una cosa veramente buffa, figlio di due dentisti ovviamente con due dentini. Sono casi, ce ne sono diversi di casi così e niente, insomma, una cosa divertente. Tanto del mio trucco non si vedrà niente, vediamo se posso avvicinare l'iPad, perché ovviamente che qui la webcam non posso utilizzarla perché non ho il computer qua, sì, dovevo usare il portatile, ma insomma, l'iPad va sempre bene. Ma poi che serve? Così? No, volevo provare. Ah, dunque. C'ho una cosa. Io non ho contouring. I contouring secondo me vanno fatti sempre, sembra un po' gialla là, ma comunque.
Io sono gialla perché sono in Cina, quindi sono gialla. I contouring vanno fatti con questi colori grigiastri. A me questi contouring ne faccio un po' per scolpire questo mio viso, che non è per niente scolpito. Dunque, vanno fatti, secondo me, con colori grigiastri, sul grigio, non su con colori, con i bronzer. Cioè, ma dove sta scritto? Che scolpisci con i bronzer? No. Vanno fatti con i colori grigiastri, tipo questi, insomma. Io sto usando questo più chiaro. È una marca coreana, quindi voglio dire, no, è inutile che ve la dico. E così scolpisci. Vabbè, io sinceramente non ho tanto da scolpire, se non scolpire sto doppio mento che ormai è da pappagorgia a quest'età. Ce l'ho. Comunque, vorrei tanto sentire i discorsi di chi è esperto. Colori grigi sul grigio, sul tortora, come cacchio, dica, ma senza niente di rosso dentro. Questo per me. Poi oggi metto il blush, proprio perché ho messo il coso. Questo me l'ha regalato, questa cosa meravigliosa me l'ha regalata. Una mua. Sono Susanna, Susenebo. Cioè, guardate che fard che sono. Me li regalò tempo fa. C'è stata una triangolazione, forse ve ne avevo anche parlato. Sono colori incredibilmente scriventi. Lei, non, perché lei è una make-up artist, dice impossibile da utilizzare. Io dissi, sono così belli da utilizzarli come ombretti, perché ci sono dei colori incredibili. Se pensate a questi qua, sono dei colori, c'è questo bordeaux e c'è un rosso incredibile. Ci sono anche i nomi. Ho fatto questa palette, c'è terracotta, soft beige, red, peach sparkle, peach, mandarin red, fuchsia, framboesia, crystal cafe, coral spice, coral heather, di mua. Sì, e niente, io che metto questo coral spice, no, crystal cafe, è un po' sparco, crystal cafe, me ne piazzo giusto un pochino quassù, perché non sono la ragazzina e dice, fate, mettete qua e poi vi scende tutto sul mento. Queste cose lasciatele fare alle ragazzine, con i pomelli, poi blu qua sul mento. Ma non devo insegnare, io ho avuto la mia esperienza di make up artist a 13-14 anni. Quanti anni avevo? 15 anni, 13-14, devo fare i conti realmente per vedere un po', ma insomma. Non devo insegnare niente a nessuno, ragazzi, sapete che scherzo è scherzo, insomma. Dunque, perché volevo fare questa cosa, finire questa cosa? Perché, vabbè, no, piego le ciglia, semplicemente non faccio più l'eyeliner, piego le ciglia, metto e poi voglio
voglio provare a mettere il rossetto rosso, perché siccome sono vestita di rosso metto soltanto del mascara. E poi dopo il mascara do un po' di profondità nell'incavo. Questo qui di Sephora. Ecco qua, mi sono sporcata. Dunque, pulisco. Deve ancora spurgare questa cosa. L'altro giorno sentivo qualcuno, vediamo se è questo, no, non è questo, sarà il primo rossetto. Io ho comprato il primo rossetto molto tardi nella mia vita. Non amavo i rossetti neanche. Adesso devo trovarlo. La mia matita del cuore rossa. Oddio, mi sta venendo il batticuore. La mia matita rossa del cuore. La mia matita rossa del cuore. Ma come, perché era andata a finire lì? Ah, è questa di Giorgio Armani. Ragazze, non c'è niente di simile. E questa qua è la mia matita rossa del cuore. Adesso mi sono talmente agitata che la mano mi tremerà. Vediamo se ci riesco. Cioè, sono agitata perché non la trovavo, ma si può diventare scemi per questo. Devo fare veramente l'inventario, mettere tutti bene separati, devo proprio cambiare. Niente, mi stavo proprio agitando. È una matita così bella, così morbida, ragazzi, costa, d'accordo, ma io probabilmente se non vivessi qua avessi delle altre scelte, d'accordo. Allegra. Ecco, questa è la base. E potrebbe finire pure così. Questa matita è eccezionale, la rossa oddio il numero se mai interessasse, comunque non so se la leggete voi, eccezionale.
eccezionale. Porca miseria, stai qui nel cassetto delle matite rosse, mentre per rossetto, credetemi, non c'è bisogno neanche di rossetto, ma si può mettere anche qualche cosa di confortevole. No, dove sono? Niente, devo mettere a posto. No, c'era no, questo una Chanel rosa, bellino. Non c'era il mio vecchio rossetto, il mio primo vecchio rossetto. No, guardate, questa è Gabriella, eh. Per togliere l'arancione, questo non ha arancione. È una matita confortevole così com'è. E così la lascio. E finisco. A parte le macchie che mi era venuta con. Finisco con il mio unico duo che ho di macca, che c'è Club e c'è un altro affare lì, e faccio. Una leggera ombra qua. Oh, io ho finito. E la situazione è questa. Semplice. Devo andare a pettinarmi le sopracciglia, lo farò di là. Ciao.